Si è svolto a Cagli lo scorso 10 febbraio il seminario di presentazione del bando relativo alla sottomisura 4.1 sostegno ad investimenti nell'azienda agricola rivolto a imprenditori singoli o associati. Infatti, grazie al PSR Marche, diventa oggi possibile costruire o ristrutturare fabbricati, impianti e ricoveri, acquistare attrezzature e macchinari o realizzare opere di miglioramento fondiario. La misura, che ha l'obiettivo di promuovere investimenti migliorativi della struttura produttiva, mette a disposizione 30 milioni di euro che possono contribuire a cambiare il volto del sistema rurale della regione. Un'impresa agricola più moderna affronta meglio la concorrenza dei mercati, può diventare più efficiente sul versante energetico, produrre in modo più sostenibile e garantire una maggiore sicurezza sul lavoro a chi quotidianamente è impegnato nella coltivazione e nell'allevamento. L'iniziativa è stata organizzata nell'azienda agricola Nucci, Valerio e Gianmarco per illustrare le tante novità che sono state introdotte e che meritano un approfondimento. Daniele, oggi ospitate questa presentazione che è una grande opportunità per le aziende agricole. Noi lo abbiamo fatto più che altro a titolo di favore, non siamo abituati a fare queste cose, anche perché noi siamo più, diciamo, industria che agricoltura, però viaggiamo a un certo livello, abbiamo 4.000 ettari di terra coltivati da noi senz'altro, però non è il nostro prevale il commercio, prevale, diciamo, la lavorazione dei foraggi, non è un'azienda che non abbiamo bestiame, non abbiamo niente. È anche un momento molto particolare quello che stiamo vivendo, come state affrontando le varie difficoltà? Ma non, è uno dei momenti, diciamo, sono 35 anni che faccio sto lavoro, più o meno, diciamo, i problemi sono ciclici, delle volte si lavora meglio, a volte si lavora peggio, adesso per esempio con l'esportazione negli ultimi anni siamo andati molto bene, se continua così noi non ci possiamo assolutamente lamentare, magari se avremo qualche incentivo in più come nelle sovvenzioni sull'acquisto di macchine agricole, macchinari innovativi, costruzione di immobili, però viaggiamo un po' con un fatturato un po' troppo alto per avere, diciamo, per essere, come si dice, rientrare in quelle categorie, sì, siamo proprio al limite. Ecco, quanti dipendenti avete? Ma noi come gruppo siamo una 80, poi siamo noi sulle 80 persone. Assessore, la regione è al fianco degli imprenditori agricoli che grazie a questo PSR Marche possono rinnovare la propria azienda. Beh, oggi è una misura che viene presentata, così come presenteremo tutto il calendario di questi 2 anni di piani di sviluppo rurale, una misura dedicata agli investimenti, alle imprese agricole. Abbiamo dedicato 30 milioni di euro per l'acquisto e gli investimenti strutturali, quindi la 4.1, che sarà una formula semplificata rispetto al passato. In passato le principali criticità erano la burocrazia eccessiva per fare le domande, e abbiamo tolto tutti i preventivi, erano l'accessibilità, a volte anche la complicazione verbale di questi bandi, e abbiamo cercato di semplificarli esattamente come avevamo preso impegni anche in campagna elettorale con gli agricoltori. Quindi credo che sarà un PSR, ovviamente nel rispetto delle regole europee, ma che sarà molto più semplice e intuitivo, anche perché è l'ultimo che faranno le regioni, poi si passerà a una fase nazionale di piani di sviluppo rurale. Quindi è una versione che noi vorremmo velocemente far entrare nella liquidità delle imprese senza troppa burocrazia, e anche i pagamenti nel 2021 abbiamo dato un'accelerata che ha recuperato i tanti ritardi degli anni precedenti. Gli investimenti sono fondamentali per far crescere questo settore, è un settore che cresce a singhiozzo ogni volta che c'è un contributo significativo, però è anche vero che è anche un settore da sostenere per tante ragioni. Prima di tutto perché è un settore dove c'è un presidio naturale, un presidio della biodiversità, ma anche delle aree interne, e quindi se non si investe in queste attività, che talvolta sono poco remunerative, pensiamo per esempio alla zootecnia e a quanta fatica costa fare l'allevatore, perché è un'attività che non va in ferie
né la vacca né il vitello, e quindi dobbiamo pensare che queste persone molto spesso fanno delle attività dove il guadagno è basso e dove la fatica è tanta. Quindi se vogliamo che ci sia continuità, se vogliamo che ci sia un ricambio generazionale, dobbiamo davvero sostenerli finanziariamente e fare in modo che la politica regionale investa sugli imprenditori agricoli. Entro quando dovranno essere presentate le domande? In questo momento sono due bandi aperti, la misura 6.1 e la 4.1. Questa finisce il 19 maggio e stasera daremo anche l'elenco di tutte le altre misure che usciranno successivamente. Informarsi per poter rinnovare è una grande opportunità. Sì, c'è un grandissimo interesse, vedo, per questa manifestazione, vedo tantissima gente. In effetti c'è una forte aspettativa, sono 5 anni che non usciva un bando per gli investimenti in questi territori, eravamo intervenuti solo nelle aree sisma per un periodo, vista la grande difficoltà, ma ora riapriamo tutta la regione con questi 30 milioni di aiuti e ovviamente le imprese sono particolarmente interessate, immagino, poi vedremo nella spiegazione sicuramente alle opportunità di questo bando. Ma quali sono i requisiti nel dettaglio per poter partecipare? Beh, deve essere un'azienda professionale, quindi diciamo che deve garantire il lavoro a una persona in termini di ore di lavoro, insomma. E poi tutti gli agricoltori possono entrare, non ci sono limitazioni di sorta. Quello che conta poi saranno le priorità per la scelta dei progetti. Volevo sottolineare l'importanza che diamo al settore zootecnico, che riceve il massimo della priorità, e in questi territori interi di montagna è sicuramente importante questa cosa. Quale consiglio dà per poter compilare correttamente le domande? Beh, bisogna coinvolgere un tecnico che sappia ovviamente le regole, si legga con attenzione il bando. In passato è successo anche a volte che c'erano stati dei problemi, però questa volta devo dire che abbiamo apportato notevoli semplificazioni alle regole del bando, quindi avremo dei computi metrici semplificati, non avremo più la necessità di portare i preventivi, quindi chi farà domanda impiegherà sicuramente meno tempo e lavoro per arrivare a chiedere il contributo. La scadenza è il 19 di maggio, e il bando è aperto da pochi giorni, quindi questo è proprio il momento per organizzarsi e presentare le domande. Eccoci quindi a delle storie che ci racconteranno tutti i protagonisti della 4.1 della passata programmazione, ed anche li presenteremo attraverso un minimo di video che farà vedere le loro aziende. Io vi posso dire solo una cosa, io non volevo fare l'agricoltore, assolutamente, perché vengo da un'azienda agricola piccola, ereditata da mia mamma, era un'azienda di mio nonno, pochi investimenti, quindi avevo visto tutte le sofferenze e le fatiche che c'erano nell'agricoltura. Mia mamma a 50 anni ha deciso di fare un investimento, il suo primo PSR, si è accorta che aveva grosse difficoltà per accedere e la burocrazia era un pochino complicata per lei. Allora mi sono messo il cuore in mano e ho deciso di insediarmi. Ho fatto l'investimento e l'investimento è andato a buon fine. Grazie ai finanziamenti della Comunità Europea con la Regione Marche abbiamo affrontato i primi anni di pagamento delle rate della banca, ma soprattutto ci ha dato la possibilità di poter reinvestire in azienda creando un laboratorio vendita. All'epoca non c'erano i mercati di campagna mica, si faceva la vendita con la legge 59, solo in azienda. Poi cosa è successo? Che è arrivata la mucca pazza. Allora abbiamo deciso di rifare un altro investimento, quindi un altro PSR, grazie alla legge d'orientamento che permetteva alle aziende agricole di poter fare la vendita dei prodotti anche in paese. Quindi abbiamo aperto una macelleria aziendale. Dopo 2 anni abbiamo reinvestito di nuovo i soldi per fare un agriturismo con ristorazione e accoglienza con camere. Abbiamo creato, non volendo, una piccola filiera, quando ancora di filiere non se ne parlava. Io posso dire solo questo, che i PSR per la Regione Marche e per gli agricoltori sono fondamentali. Dà la possibilità a tutti gli agricoltori di poter dare futuro alla propria famiglia. Io ho realizzato il sogno dei miei genitori, ho dato la possibilità alla mia famiglia di avere un futuro e devo ringraziare solo e esclusivamente il PSR. Io ringrazio tutti quei soldi che arrivano e dico sempre grazie per quelli che sono. Non sto lì a chiedere di più di quello che mi possono dare, mi accontento perché la fortuna di avere quei soldi dà la possibilità agli agricoltori
ad avere un'agricoltura forte, perché se l'agricoltura è forte si ha una società forte, perché l'agricoltura è la spina dorsale della società, un'agricoltura forte, un'agricoltura innovativa. Noi abbiamo robot in stalla che gestiscono l'alimentazione degli animali, abbiamo una paleolica per le energie rinnovabili, noi abbiamo investito tantissimo e vi dico, io avevo 20 anni, ho preso 300.000 euro in banca e la banca me ne ha chiesti 480, io a 20 anni avevo mezzo miliardo di debito sulle spalle senza un soldo in tasca, se non avevo il PSR io non avrei avuto un futuro, grazie. Ed ecco che abbiamo la seconda generazione della cantina Mochi, vi presento Lavinia Mochi. E in realtà, correggo, sono la terza generazione, perché in realtà io sono qui a portare la testimonianza della nostra azienda, Cale Suore, che è un'azienda agricola e agrituristica che si trova nel comune di Cagli, e che pur essendo un'azienda piccola, gestione familiare, ha delle radici molto solide e ben piantate nel nostro territorio, perché nasce da mio nonno intorno agli anni 50. Inizialmente si occupava principalmente di colture tipiche della nostra zona e negli anni 60 ha deciso di piantare i primi vigneti, un paio di ettari di vigneto per propria passione personale. Dopo mio nonno è stato mio padre a prendere in mano la gestione dell'azienda agricola e negli stessi anni, tra fine anni 80 e primi anni 90, mia nonna, con l'aiuto e il sostegno dei suoi sei figli, siamo una famiglia numerosa, hanno deciso di ristrutturare le abitazioni e gli edifici che si trovano nella nostra azienda e di creare un agriturismo che è stato inaugurato nel 1992. Siamo uno dei più antichi agriturismi della provincia e che è tuttora attivo, e ad oggi abbiamo 15 appartamenti ed ospitiamo eventi e persone un po' da tutto il mondo. Nel frattempo abbiamo deciso anche di innovare l'azienda agricola e di investire sulla viticoltura, e in questo appunto è stato fondamentale il sostegno del PSR, perché tramite questo siamo riusciti a spostare la sede della nostra cantina, che prima era in centro storico a Cagli, dove producevamo solo vino sfuso, alla sede attuale, che invece si trova nell'azienda, dove abbiamo anche l'agriturismo e i vigneti. Ed è stato di fondamentale importanza, anche perché abbiamo avuto così la possibilità di innovare un po' il nostro modo di fare vino e di acquistare strumentazioni atte a produrre vino di qualità, e questo ci ha portato nel 2006 a produrre le prime bottiglie. Ad oggi produciamo sulle 15.000 bottiglie all'anno più o meno, con un po' di vino sfuso, e su circa 5 ettari vitati. A questo punto passiamo ad un'altra esperienza che vogliamo raccontare, a Davide Silvestrini dell'agriturismo Pieve del Colle. Salve a tutti, mi chiamo Davide Silvestrini e sono con mia sorella, più ancora, va bene così? Sono con le mie sorelle, abbiamo questo agriturismo a Urbania, si chiama Pieve del Colle. Abbiamo attinto a un PSR nel 2001, cioè abbiamo aperto nel 99 e abbiamo fatto l'agriturismo. Abbiamo preso 164 milioni delle vecchie lire, anche se l'investimento era molto alto, che abbiamo speso quasi 800-900 milioni, infatti. Poi nel 2005 abbiamo fatto la stalla e un po' di attrezzatura agricola, e l'ultimo nel 2015, che abbiamo fatto la piscina, avevamo 40.000 euro, ma tra le commissioni edilizie, tra i vincoli paesaggistici, tra tutto quanto, non riuscivamo a stare nei tempi e abbiamo rifiutato i 40.000 euro. Adesso vorremmo provare a attingere in quest'altro finanziamento, se c'è la possibilità, per sistemare una canonica, una pieve e un capanno che si è visto lì nelle foto, per quello che riguarda un piccolo museo dell'agricoltura dove abbiamo tutti i macchinari vecchi di una volta. E niente, abbiamo la ristrutturazione, biologico, fattoria didattica, tutti gli animali, pasta, marmellate, facciamo veramente tante tante cose. E niente, grazie della partecipazione. Ciao a tutti. A questo punto volevamo presentare un'azienda particolare, un'azienda che produce luppolo qua nelle Marche, a Fabriano.
ma il proprietario, la persona che lo produce, in questo momento era a Parigi e ha anche altre attività, ha anche altri interessi, e quindi che cosa abbiamo fatto? L'abbiamo raggiunto a Parigi e quindi ci collegheremo con lui da Parigi. Allora, ciao a tutti, buonasera a tutti, peccato ecco non poter essere presente, però comunque ci tenevo a, diciamo, a dare la mia testimonianza sul PSR Marche. E, io ho deciso di acquistare un piccolo terreno a Fabriano di circa 5 ettari e di portare avanti un po', diciamo, quello che era una mia passione, che era il mondo della birra artigianale, e quindi focalizzarmi sulla coltivazione del luppolo, che era una materia prima che in Italia non veniva coltivata e che viene per il 90% importata dall'estero. Quindi dopo aver acquistato questo piccolo terreno, con l'aiuto anche dei miei genitori, abbiamo deciso di avviare questo impianto di luppoleto, ma prima di tutto abbiamo deciso di fare questo investimento tramite appunto questa opportunità che è il PSR, la misura 4.1. Quindi nel 2018 abbiamo partecipato al PSR, abbiamo ottenuto la finanziabilità e abbiamo iniziato appunto la coltivazione del luppolo. Abbiamo creato un impianto di luppoleto di circa 1,5 ettari. E questo tramite appunto gli investimenti del PSR. Abbiamo anche acquistato macchinari, dei trattori e soprattutto abbiamo lavorato per la realizzazione di un centro di trasformazione per il luppolo. Abbiamo anche importato dall'estero, dalla Germania o dalla Polonia, dei macchinari usati che in quanto nuovi avevano funzionalità molto elevate e anche prezzi molto elevati che non ci potevamo permettere, però nel frattempo, facendo questi investimenti e ora stiamo ancora, in realtà il PSR non è ancora chiuso perché terminerà quest'anno, a luglio 2022, stiamo al momento realizzando proprio il laboratorio per la trasformazione, quindi proprio la struttura dove verranno poi posti tutti questi macchinari e nulla, nel senso, quindi ecco, abbiamo avviato questa piccola attività del luppolo che però lentamente si sta diffondendo in tutta Italia. Ci sono sempre più ettari comunque coltivati, in quanto comunque c'è domanda da parte di birrifici artigianali, ma non solo. Il luppolo ha anche altri scopi, può essere utilizzato anche in ambito culinario con l'utilizzo dei cosiddetti germogli di luppolo, che a Fabriano vengono chiamate le cieche, e nulla, adesso diciamo che siamo ancora agli inizi, però ecco, sperando comunque che il PSR si concluda nel migliore dei modi. Abbiamo avuto sicuramente anche delle difficoltà con il comune di Fabriano, che non sono stati velocissimi nel rilasciarci il permesso a costruire. Però speriamo appunto che di raggiungere gli obiettivi entro la scadenza e quindi di poter ricevere anche il pagamento da parte della regione per questo progetto. Nel frattempo comunque è anche importante che noi abbiamo ottenuto già dei finanziamenti da parte della regione tramite il pagamento dell'anticipo dalla GEA, che comunque ci ha permesso nel frattempo di fare già degli investimenti e ci ha dato della liquidità, che non è sempre facile ottenere, in quanto nuovi partenti non è sempre facile ottenere dalle banche. Non è ovvio ottenere dei prestiti se non ci sono delle adeguate garanzie, e il PSR sicuramente ci ha dato una mano anche su questo.